sapevi che anche gli uomini si truccavano? Ma vai, è solo una fake news. No, no, davvero, vieni che ti porto a vedere. E comunque io ho portato, dopo ti trucco. Ciao, anche tu sei un'egittologa, come ti chiami? Ciao, sì, anch'io sono un'egittologa, mi chiamo Divina e lavoro in ufficio comunicazione. Che cosa facevano i bambini durante il giorno? Avevano tanti giochi diversi, giochi da tavolo per esempio, come la Senet. Lo scopo era muovere delle pedine lungo 30 caselle. Le pedine venivano chiamate i danzatori, variavano di numero, da 7 fino a 5, e ovviamente lo scopo era quello di far uscire tutte le pedine dalla scacchiera. Abbiamo ritrovato tantissime palle da gioco, un diametro circa di 3-9 cm per tutti i giocattoli, e potevano essere fatti in legno, in argilla e rivestiti poi di pelli o anche di papiro. Quindi immagina quanto erano pesanti, sicuramente non giocavano a calcio. Per esempio la palla era molto usata dalle bambine. Si vedono molto spesso scene in cui 4 bambine giocano tra di loro, 2 prendono sulle spalle altre 2 amiche e le ragazze sulle spalle si tirano la palla. Se la palla cade a terra, la coppia che ha perso deve invertirsi di posto. I maschietti invece usavano la palla per giocare a un antico gioco dell'hockey. Avevano delle mazze ricurve alle estremità e lanciavano la palla con queste. Com'era organizzata la casa? Innanzitutto considera che quando si parla di case nell'antico Egitto sono dei resti archeologici molto difficili da trovare e da leggere. Noi siamo fortunati al Museo Egizio perché il nostro direttore Schiaparelli nel 1900 ha scavato in un villaggio e quindi da Deir el-Medina noi abbiamo tante informazioni. Per esempio sappiamo che le case potevano avere da 4 a 6 ambienti. Il primo ambiente era dedicato al culto della famiglia e delle donne. C'era un piccolo altare in mattoni crudi dove si trovavano le statuette delle divinità protettive. Poi c'era la cosiddetta sala del divano. C'era questa enorme struttura in mattoni crudi, forse un divano, e al centro della sala una colonna che permetteva di reggere un tetto molto più alto. Quindi probabilmente questa stanza era il posto dove ci si incontrava. Solitamente il forno si trovava in un cortile aperto, quindi immagina doveva esserci solo un tetto, principalmente di elementi vegetali come foglie e rami, che aiutava a coprirsi dal sole, ma ovviamente tutte le attività erano fatte all'aperto, quindi si cucinava nel forno o su piastre di pietra, e in questo modo ovviamente le donne procacciavano il cibo ai mariti. E c'era poi anche il tetto, si accedeva con una scala mediante il cortile, qui probabilmente dormivano quando faceva molto caldo, o forse avevano anche qui gli animali e forse anche i piccoli orticelli. A proposito, che cosa mangiavano gli antichi egizi? Nella tomba di Ka e di Merit si sono preservati tantissimi cibi che ci permettono di capire come fosse la loro dieta. Pane e birra erano fondamentali, quindi le ricavavano dal farro e dall'orzo. In particolar modo la birra si ottiene da pani di orzo non completamente cotti, messi in grandi contenitori di ceramica con acqua e anche dolcificanti come i datteri, e a quel punto si lasciava fermentare. Il liquido era abbastanza scuro, non molto alcolico, veniva filtrato ed era davvero ricco di proteine. Se poi si era particolarmente ricchi c'era anche il vino, perché loro avevano l'uva per esempio. Oppure mangiavano tanto pesce, mangiavano carne, soprattutto quella di uccelli, andavano a caccia molto spesso di uccelli, soprattutto oche e anatre venivano arrostite, mangiavano anche uova di struzzo e dal V secolo arrivano anche i polli. E poi avevano tanta frutta, quindi palme da dattero per esempio, noci di palma d'Um, che potevano essere mangiate fresche oppure facevano le conserve, quasi delle marmellate. E poi avevano le verdure come la lattuga, i cetrioli, avevano la cipolla, l'aglio e tante spezie. È vero che anche gli uomini facevano il bucato? Assolutamente sì, erano proprio gli uomini a farlo. Nel villaggio di Deir el-Medina loro raccoglievano tutti i vestiti sporchi e li portavano al Nilo per lavarli. Era molto lontano il fiume. Ma è vero che anche gli uomini si truccavano? Assolutamente sì, anche gli uomini si truccavano. Non era solo questione di estetica. Loro utilizzavano un prodotto molto simile al nostro trucco, quello che noi chiamiamo kajal o kol, che viene dal Vicino Oriente, quindi questo liquido nerastro, quasi un po' resinoso. Il loro era ottenuto dalla galena, che era questo minerale molto scuro che veniva ridotto in polvere. Altre volte usavano anche la malachite, che invece era di un bel colore verde brillante. Mescolavano a oli, resine, ottenevano questo impasto e lo spalmavano sul contorno occhi, che questo colore però era importante perché proteggeva anche dal riverbero del sole. Immagina com'era accecante il sole nell'antico Egitto, e poi era sicuramente antibatterico, faceva in modo che non si scatenassero brutte infezioni agli occhi, quindi anche molto funzionale.
Invece come si vestivano gli antichi egizi? I bambini, per esempio? In quasi tutte le rappresentazioni spesso i bambini sono nudi. Ovviamente dobbiamo immaginare che questo sia anche un modo simbolico per rappresentarli. La nudità indica anche in un certo senso debolezza, necessità di essere protetti, ma il bambino quando nasce è proprio nudo, quindi era un modo per comunicare immediatamente che quello era un bimbo piccolo. Abbiamo trovato tanti vestiti di bambini negli scavi. C'è una tunica di un bambino di circa 10 anni che si data al 2800 a.C., quindi molto antica, e quindi chiaramente i bambini vestivano. Anche Tutankhamon aveva delle tutine da bimbo, se possiamo chiamarle così, nella sua tomba, e addirittura molto spesso si trovano solo le maniche delle tuniche dei bambini, e capiamo che sono maniche di tuniche per piccini per la lunghezza. Loro cosa facevano? Probabilmente le tuniche erano smontabili, cioè le braccia potevano essere tolte nei mesi più caldi e poi ricucite quando faceva più freddo. Un bambino poi si identifica soprattutto per l'acconciatura. Se ha una treccia sul lato destro della testa e il resto della testa è rasato, allora è un chiaro segnale che è un bimbo piccolo. Avevano solo i gatti come animali domestici? Assolutamente no. Avevano i cani sin da un'epoca molto antica, infatti spesso nelle pitture troviamo i cani accucciati vicino ai padroni o a caccia con loro. Altrimenti molto spesso possiamo trovare anche le scimmie, soprattutto in pose molto buffe, che facevano ridere chi guardava gli animali. E gli uccelli, che sono la mia passione, li veneravano? Gli uccelli erano anche loro probabilmente animali da compagnia, perché abbiamo molto spesso i bambini che vengono rappresentati con gli uccelli, e in più sì, c'era anche un uccello sacro, l'ibis, l'immagine del dio della conoscenza. Oggi ci urlano, attenta alle macchine, quali erano i pericoli per i bambini dell'antico Egitto? Beh, sicuramente nell'antico Egitto urlavano attento al serpente, attento allo scorpione, i morsi erano davvero letali, ma avevano anche paura che persone cattive o i demoni potessero fare male ai bambini. Quindi un bel amuleto poteva risolvere il problema e proteggere il bambino. Adesso ci trasformiamo in piccoli scribi, ok? Imparate anche voi a scrivere con i geroglifici. Il sistema è molto semplice, vi ho dato un foglio quadrettato, che era la base che utilizzavano anche gli scribi, soprattutto quelli che stavano imparando, e a questo punto dovete prendere l'alfabeto che vi ho dato. Ad ogni lettera d'alfabeto italiano corrisponde un geroglifico, quindi tutto quello che dovete fare è copiare il geroglifico che corrisponde alle lettere del vostro nome.